Ecco, buonasera, siamo qui nella Social TV della LUISS per la presentazione, per una discussione di un libro di Cas Mudde che si chiama Ultradestra, uscito nell'ottobre del 2020. Discuteremo di questo libro con Caterina Froio, che insegna a Sciences Po e che ha fatto la prefazione del libro e si è a lungo occupata di estremismo di destra, e con Cristian Raimo, che è scrittore, insegnante e ha scritto vari libri, l'ultimo è Riparare il mondo dalla terza, e poi ha scritto un libro, Ho 16 anni e sono fascista, per PM nel 2018, su cui un po' io vorrei parlare. E questa sarà una chiacchierata informale in cui naturalmente discuteremo di un libro che è abbastanza rilevante per i fatti avvenuti negli ultimi giorni, per l'entrata a Capitol Hill di alcuni militanti trumpiani, per la successione o l'insediamento di Biden che abbiamo visto ieri, e per una serie di altri fatti per cui si può capire che approfondire i contenuti o le idee dell'estrema destra o della destra radicale, Mudde ha varie distinzioni nel libro, può essere molto rilevante. È un libro che rappresenta anche, adesso io passo subito la parola a Caterina Froio che ce ne parlerà un po' di più, rappresenta anche un modello di scrittura, perché Mudde è una persona che ha studiato a lungo e in maniera, diciamo, molto approfondita con gli strumenti della scienza politica, gli estremisti di destra e le destre di Europa, Stati Uniti, India, Israele, e dà una trattazione estremamente chiara, informata, anche piuttosto ben scritta e divulgativa, quindi anche per una persona come me che tutto sommato non ha nessuna frequentazione con questi temi. Io inizierei, diciamo, da Caterina, che appunto ha fatto la prefazione al libro, e chiederei a Caterina, diciamo, tre cose in questa conversazione che facciamo, poi insomma un po' ci alterniamo, vedrete che io farò altre domande. Innanzitutto, dici qual è il senso generale del libro. Il libro finisce con 12 tesi sulla destra, in cui lui un po' riassume, e quindi dirci anche qual è la rilevanza del libro, in due aspetti, diciamo, cioè lo studio accademico un po' di questi temi e anche la vita di tutti noi e l'attualità. E poi dirci qual è il suo punto di vista. Cioè, Mudde è uno studioso, propone tutta una serie di ipotesi, io poi proverò a dire che alcune cose sono meno convincenti. E quindi un po' dare un inquadramento ai nostri ascoltatori, quello che è rilevante sul libro. E poi vediamo di vedere un po' di temi specifici, un po' di cose che a me mi hanno colpito. Prego, Caterina. Grazie Gianfranco, buonasera, grazie per l'invito anche alla LUISS. Allora, vado per ordine, Gianfranco, seguo le domande che mi hai fatto. Il primo, qual è il tema del libro Ultradestra di Cas Mudde? Allora, devo dire che quando Cas mi ha chiesto di scrivere la prefazione di questo libro, ho accettato subito, senza pensarci molto, per due ragioni. Uno, per la stima profonda, intellettuale che nutro nei confronti di Cas e nei confronti del suo lavoro, e secondo perché penso che si tratti comunque di un libro molto importante che ha la capacità di presentare in modo molto accessibile un dibattito che va avanti nell'Accademia tra gli specialisti di estremismo di destra da almeno 50 anni. E questo dibattito non è solo una questione terminologica, cioè di cosa si parla, che parole si usano quando si parla di ultradestra, ma come vedremo anche nel corso di questo dibattito ha delle conseguenze anche in termini di politiche pubbliche e comprensione dei fenomeni sociali, politici e culturali che sono alla base di alcune manifestazioni dell'ultradestra. Il titolo che è stato scelto dalla LUISS e che è il titolo che Cas ha voluto è quello di Ultradestra. E secondo me, leggendo questo libro e scrivendo la prefazione, ho pensato che il messaggio principale è che questo termine, per quanto infelice, perché è un termine che anche in italiano si usa molto poco, ha comunque la capacità di aiutarci a capire che l'ultradestra è un fenomeno complesso, è un fenomeno eterogeneo, è un fenomeno che è fatto un po' da vasi che sono separati, però sono anche comunicanti. Quindi nell'ultradestra c'è l'estrema destra come Casa Pound e nell'ultradestra ci sono anche partiti, come li chiama Cas,
di destra radical populista, quali la Lega o anche gli stessi Fratelli d'Italia. La differenza tra i due, secondo Cass, e questo è un punto che probabilmente discuteremo insieme nel corso di questa serata, è il rapporto con la democrazia. L'estrema destra è antidemocratica tout court, rimpiange e nostalgica di regimi fascisti e nazisti, mentre invece la destra radicale populista si adatta, diciamo, al gioco democratico, si adatta alla competizione elettorale, ma rifiuta un principio fondamentale delle democrazie liberali che è, secondo Cass, il pluralismo delle minoranze, quindi il diritto delle minoranze. Quando ho scritto questa prefazione per accentuare il messaggio centrale del libro, ho scelto un titolo che è La Grande Trasformazione. La Grande Trasformazione è una citazione, omaggio da parte mia a uno dei più importanti sociologi che si è occupato di economia e di macroeconomia, che è Karl Polanyi, e che praticamente nella sua opera aveva descritto come l'emergere delle teorie liberiste in economia e delle economie di mercato cambia il modo in cui gli esseri umani interagiscono, gli individui interagiscono, depersonalizzando praticamente quello che poi sarà chiamato capitale sociale scambio. E io penso che il libro di Cass sia fondamentale perché ci permette di capire la grande trasformazione che sta vivendo l'estrema destra e l'ultradestra nelle democrazie contemporanee e che si compone, a mio avviso, di due processi che possiamo osservare e sui quali mi piacerebbe discutere anche con voi. Da un lato è un processo che Cass chiama un processo di mainstreaming, e quindi è un processo di acquisizione della legittimità politica di alcuni attori e partiti che prima si trovavano ai margini dei sistemi politici e ora invece occupano delle posizioni centrali fino ad essere integrati anche nelle istituzioni. Ma poi è anche il mainstreaming e anche la penetrazione dell'ultradestra nei partiti conservatori. Abbiamo due esempi molto recenti a cui facevi anche riferimento Gianfranco nell'introduzione, da un lato Trump con il Partito Repubblicano negli Stati Uniti, ma dall'altro pensiamo anche al partito di Viktor Orban con il Partito Popolare Europeo. E l'altro processo che accompagna questa grande trasformazione dell'ultradestra nelle democrazie contemporanee e che il libro di Cass, a mio avviso, mette in valore, è un processo che potremmo definire di normalizzazione delle idee, di banalizzazione delle idee dell'ultradestra nelle società democratiche contemporanee. E questo processo ha delle conseguenze che sono culturalmente profonde, perché cambiano il modo in cui noi cittadini, individui, discutiamo di alcuni temi che sono al centro delle nostre società. Quando parlo con i miei studenti del processo di normalizzazione dell'ultradestra, gli faccio sempre un esempio, che è quello che viene dall'etnografia che avevo condotto in Casa Pound qualche anno fa. Quando stavo facendo etnografia con i miei colleghi ricercatori Pietro Castelli Gattinara, Giorgio Bulli e Matteo Albanese, intervistavamo i militanti di Casa Pound per cercare di capire quale fosse la loro visione del mondo. E spesse volte, quando insomma loro ci raccontavano, ci parlavano delle loro idee, di alcune teorie, ci veniva da ridere. Queste idee erano all'epoca l'idea della demonizzazione del soccorso in mare da parte dell'ONG, ma c'era anche la questione della grande sostituzione, la teoria del complotto, a cui si riferivano anche con il nome del piano Calergi. E oggi invece queste idee, queste teorie che qualche anno fa ci facevano sorridere, li troviamo invece sui più grandi quotidiani e li troviamo anche ripresi da alcuni politici che non appartengono alla storia dell'ultradestra e li ritroviamo anche nelle politiche pubbliche. Pensiamo al riguardo tutto il dibattito che ha accompagnato l'approvazione del codice di condotta delle ONG da parte dell'ex ministro Minniti. Ecco, mi dico che il libro di Cass, dal mio punto di vista, ci aiuta a capire le diversità che esistono all'interno dell'ultradestra e ci aiuta anche a sottolineare le contiguità e le differenze che esistono tra formazioni estreme e radicali, perché queste contiguità e queste differenze sono fondamentali, dal mio punto di vista, per capire come le democrazie possano svuotarsi dall'interno. Come questi processi di mainstreaming, di legittimazione dell'ultradestra e dei processi di normalizzazione, banalizzazione e routinizzazione delle loro idee possano contribuire a svuotare la democrazia proprio dall'interno. Grazie Caterina, molto chiaro e molto convincente. Vorrei però chiedere adesso a Christian un po' qualcosa che ha a che fare ancora di più con l'Italia, perché Christian ha scritto questo libro che a me è molto piaciuto, questo libro PM che ho
che ho menzionato, e credo che anche lui abbia fatto dietro al libro ci sia un po' un'analisi dello stesso tipo che hai fatto tu, non soltanto con Casa Pound, ma anche con Blocco su Tedesco, eccetera. E Christian ha il punto di vista che a me interessa molto delle scuole, dei giovani, perché lui è dell'Italia, mentre il libro di Mood è un libro comparativo sostanzialmente. Che... Allora, la prima cosa che io vorrei chiedere a Christian è che ne pensa della prospettiva di Mood applicata all'Italia, applicata al neofascismo italiano. E dico, comincio a dire già, approfitto per dire già quali sono, anch'io ho ammirato molto questo libro, ma quali sono i problemi, le cose un po' più vaghe che io trovo, essendo un po' uno che viene da filosofia, a volte ho problemi. Allora, innanzitutto, la parola che Mudde usa è istituzionalizzazione, cioè l'idea è che le destre si istituzionalizzano. Io, leggendo insieme il libro di Mudde e il libro di Christian, dicevo sì, Christian ci mostrava come, per esempio, alcuni esponenti di Casa Pound poi hanno la faccia pulita, quelli che cercano si candidano alle elezioni studentesche, ma anche alle elezioni generali, eccetera. Si capisce bene. Ma che cos'è esattamente l'istituzionalizzazione? Mentre il punto è, per esempio, in Italia, che cosa ha rappresentato l'istituzionalizzazione? Se c'è istituzionalizzazione, possiamo ancora fare una differenza fra destra estrema e destra rispettabile, o in Italia soprattutto? E un'altra cosa, e poi lascio la parola a Christian. A un certo punto dice Mudde: sì, perché una volta, diciamo, noi pensavamo che certe idee non potessero diventare, non potessero arrivare alla politica istituzionale, ai giornali, perché venivamo, per esempio, in molti paesi si veniva dal fascismo, sì, c'era stato il fascismo, e quindi certe cose erano tabù, non si potevano dire. Invece adesso forse siamo lontani, eccetera. Questo mi sembra meno limpido quando pensiamo alla realtà italiana, perché la realtà italiana è fatta di neofascismo. Ci sono sempre stati dei neofascismi. Allora c'è un rapporto probabilmente fra i fascisti di adesso e quella. Allora, questo vorrei chiedere un po', di calare un po' sulla realtà che anche lui ha studiato, quello che dice Mudde. Christian. Non ti sentiamo, Christian, dovresti. Intanto grazie, grazie a voi, grazie alla Luiss University Press, grazie a Mood che insomma è il convitato di pietra, diciamo, è il destinatario degli omaggi che gli stiamo facendo, anche dei rilievi critici. E, il libro è molto bello, è un libro che, diciamo, secondo me compensa bene al alcuni dei piccoli difetti che ha, che è un libro che chiaramente ha delle vaghezze, essendo un libro breve, per fare una comparazione così ampia e per mettere, diciamo, moltissima carne al fuoco, sia da un punto di vista dell'inchiesta, della sociologia, dell'interpretazione. E mi è piaciuta molto anche l'introduzione di Caterina, perché penso che in realtà ci sia nel libro di Mudde e anche appunto nella lettura più teorica, possiamo dire, di Caterina, tanta ragione, cioè nel senso che noi abbiamo bisogno di interpretazioni. I fenomeni dell'ultradestra sono fenomeni che lo stesso Mudde racconta, che riempiono le pagine dei giornali, che riempiono i media, che vendono, nel senso che è interessante quando, per esempio, alla fine del libro Mudde dice come si può opporsi, ed è chiaramente mostra come, da un punto di vista proprio del marketing dell'ultradestra, il marketing dell'ultradestra vende. Capitol Hill è stato un grande show, ancora oggi evidentemente è uno show che da un punto di vista dell'immaginario è contato più che quello che è successo, perché quello che è successo è chiaramente farsesco, ma la messa in scena è stata molto potente, la performance dell'ultradestra, di queste forme di post-fascismo è stato molto molto potente, più potente anche per certi versi della riscrittura che ieri si è provato a fare con l'insediamento di Biden. Resterà l'insediamento di Biden, ma Biden ha detto
una cosa molto pertinente, cioè ha detto che la democrazia è forte ma è fragile, cioè quello che ci unisce, ma c'è una ferita, e quella ferita chiaramente non si può far finta di rimarginarla con un cerotto. Ieri è stato messo un cerotto di fatto a quello che era successo, ma era un cerotto che veniva messo non tanto alla possibilità pratica di un attacco alle istituzioni, perché era, come dire, un golpe da barzelletta quello che è stato messo in scena, ma appunto la messa in scena, perché quella messa in scena invece, come dire, poneva una novità oscena nel piano della comunicazione, nel piano della performance. E quindi in realtà, diciamo, io aggiungerei il libro, purtroppo il libro di Rutledge di Caterina Froio non l'ho letto, e quindi diciamo che magari lo farò, e mi interessa molto la sua analisi. Io parto diciamo, dalle cose che ho visto e che conosco e che so che sono chiaramente molto più empiriche per certi versi. E provo a rispondere a quello che dici, dicendo a quello che mi chiedi, dicendo questo, cioè perché a un certo punto l'ultradestra è diventata mainstream, e se questo mainstream corrisponde essenzialmente a un'istituzionalizzazione, a un desiderio di istituzionalizzazione, o comunque a un confronto rispetto all'istituzionalizzazione. Quindi poi Mude distingue tra ultradestra e destra radicale: una combatte, diciamo, la stessa democrazia, la stessa istituzione democratica dall'esterno negandola, e l'altra cerca di minarla dall'interno. Insomma, poi più o meno questa è la distinzione che fa Mude, che può essere anche una distinzione che ci serve dal punto di vista proprio della definizione teorica. Io penso che ci sia un piano che spesso non viene affrontato nella teoria politica, è proprio il piano della comunicazione, cioè che in qualche modo i regimi epistemici anche della politica non sono gli stessi di 10, 20, 30 anni fa, e su questo insomma spenderei una parola in più, ma sono profondamente cambiati, e quindi quello che vuole, diciamo, l'ultradestra, che non è tanto un coordinamento, un'organizzazione. Quando Mude racconta le organizzazioni dell'ultradestra, anche i tentativi di reti sovranazionali, ne dà un quadro estremamente frammentario e spesso con grandi contrasti interni, con fuochi amici incrociati, come appunto a Capitol Hill. C'erano persone che, come dire, condividevano essenzialmente il desiderio distruttivo, ma se messi in un contesto di minima organizzazione probabilmente avrebbero trovato pochissimi punti comuni. Ma questo non è interessante, perché di fatto quello che è interessante per me è capire come ci sia un'ideologia per cui i regimi epistemici del vero e del falso, del significativo e del marginale, dell'umano e del disumano, cioè dei regimi epistemici che per noi sono de dei regimi chiave, non della democrazia, ma appunto della conoscenza, di qualcosa che è prepolitico addirittura, appunto, il vero e il falso, l'umano e il disumano. Non abbiamo a che fare con un politico, quindi non abbiamo a che fare con il democratico, il non democratico, la sinistra, la destra, e cose su cui possiamo discutere. Vengono messe in discussione invece, appunto. Questo è l'obiettivo fondamentale dell'ideologia dell'ultradestra. Ed è un obiettivo, secondo me, interessantissimo, cioè interessantissimo, feroce, aggressivo, terribile, eccetera, eccetera, ma è un'ideologia. Quando Caterina prima diceva, ci raccontavano queste cose e a noi ci sembravano marziani, io penso che questo sia stato e sia ancora la
la reazione che spesso abbiamo nei confronti appunto dell'ideologia dell'ultradestra. Non considerarla un'ideologia, considerarla alla stregua di appunto una subideologia, una paccottiglia spesso, complottismo, subcultura, teoria, pseudo-teoria del complotto. In realtà io penso che invece abbia dei caratteri ideologici e questa sia fondamentalmente, come dire, un obiettivo anche dichiarato e voluto dall'ultradestra, e cioè essenzialmente imporsi ad un livello egemonico, cioè fare egemonia, nel senso pensarsi gramscianamente di poter fare egemonia. Ed è chiaro che questo è successo, succede in continuazione, perché è chiaro che c'è una spinta, e questo anche Polanyi l'ha capito molto bene, che c'è una spinta alla distruzione, è una spinta psichica, è una spinta prepolitica, è una spinta che ha un erotismo evidentemente e che è una spinta che non riusciamo a comprendere se noi non utilizziamo anche altre categorie, che sono categorie di psicologia collettiva, sono categorie appunto che non attengono semplicemente a un piano della discussione della teoria politica, e altrimenti non avremmo capito, cioè non ragionare, non capiremmo appunto quelli che sono i tratti per me determinanti, non qualificanti, ma determinanti di quest'ultradestra. Finisco, diciamo, chiudo solo il discorso che stavo provando ad aprire. Quindi, rispetto all'istituzionalizzazione, è un problema falso, cioè, nel senso, Trump fonderà un partito o non fonderà un partito? Non è un problema. Casa Pound si presenterà alle elezioni o non si presenterà? Salvini riuscirà a fare un accordo con Forza Italia o non riuscirà a fare un accordo con Forza Italia? Non è nell'orizzonte politico di questa cosa, di quello che ci interessa. L'orizzonte politico è l'aggressione ai regimi epistemici con una nuova simbologia. Questa nuova simbologia permarrà e è chiaro che questa invece appunto secondo me è la parte più debole di Mudde, il contrasto a questa nuova ideologia, che è un'ideologia appunto che lavora moltissimo sul piano epistemico e sul piano comunicativo, non può limitarsi a una resistenza e a una, come dire, a un rafforzamento della struttura democratica o un rinnovamento della struttura democratica, ma deve agire soprattutto sul piano della pedagogia. Cioè non è possibile agire se non su un lungo percorso e sul lungo percorso di rialfabetizzazione democratica. Questo anche Mudde non è che non lo dica, ma io penso che sia essenziale, cioè sia l'unica cosa che si può fare. Cioè, nel senso che chiaramente noi abbiamo a che fare con una rottura non del patto democratico, ma del patto epistemico, cioè del patto che in qualche modo ci fa dire che quello che abbiamo detto in questo momento vale fra 10 minuti. Ecco, questo in qualche modo spesso nella comunicazione dell'ultradestra non vive, o che il fatto che se tu mi ammazzi e mi massacri, questo appunto è un omicidio. Ecco, questo, come dire, non è contemplato nell'ideologia dell'ultradestra. Grazie Cristian, molto, veramente molto interessante. Tra l'altro questo mi consente di andare avanti un po' sulla linea delle cose che mi ero appuntato e che volevo chiedervi, perché nel libro ci sono due cose, due filoni per come io l'ho ricostruito che sono importanti. Uno è quello che tu stesso hai già accennato, cioè la reazione. Il bello del libro è che è il libro di uno studioso, naturalmente, che ha l'attenzione
anche l'aspirazione alla neutralità di uno studioso, ma poi non è una persona neutrale, cioè lo dice abbastanza chiaramente, noi dobbiamo, alla fine del libro, cioè dobbiamo difendere la liberal democrazia e questa è la maniera. E io ho trovato questa parte molto debole, forse perché è una parte accennata, forse perché lui ovviamente lo ha detto da altre parti, forse perché bisogna lavorarci di più, però diciamo che è una parte debole nel senso che appunto da un lato condivido quello che dice Christian, cioè forse non basta, forse bisogna fare qualcosa di più. Dall'altro comunque vago, come si fa a difendere la libera democrazia, in che senso? Appunto, da un lato ci dici che sono istituzionalizzati, quindi almeno una parte di loro seguono le regole della libera democrazia e sembra esserci soltanto regole nella libera democrazia, no, non sembra esserci molto, e molto altro. E dall'altro però dici che bisogna difenderla perché c'è questo svuotamento dall'interno. Insomma, il mio rovello, quello che io vorrei chiedere adesso anche a Caterina, poi magari interviene Christian, due cose. Un primo punto è appunto, ma quali sono le soluzioni? Christian, sempre nel libro che ho citato, dice che il problema è che invece l'antifascismo, almeno in Italia, è diventato di maniera e non è più ricco, è abbastanza una posa, e forse è quello che bisognerebbe difendere. Adesso antifascismo e democrazia naturalmente non sono necessariamente la stessa cosa, sono congruenti naturalmente, ma non sono la stessa cosa, ed è più forte dire che bisogna difendere l'antifascismo invece che difendere la democrazia. Adesso invece Christian ci dice che è una questione pedagogica forte, quindi io vorrei un po' che Caterina dicesse cosa pensa della soluzione o delle reazioni, perché questa è un'enorme analisi che poi però potrebbe portare, diciamo, perdere gli studiosi, ma i cittadini a fare delle cose. Quindi questa è la mia prima domanda a Caterina. Poi ho un altro punto sulla democrazia e sulla destra che lui chiama destra radicale, ma questo poi forse lo vediamo dopo e ritorniamo a discuterne. Prego, Caterina. Grazie Gianfranco. Riparto proprio da quello che diceva Christian, la questione dell'ideologia. Ideologia, il rapporto tra l'umano e il disumano, al di là diciamo delle frontiere della teoria politica e della democrazia. Secondo me sbagliamo se non consideriamo la visione del mondo dell'ultradestra come un'ideologia, perché se non la riconosciamo rischiamo di farla passare per senso comune. E sono d'accordo con Christian quando dice che bisogna concentrarsi un po' di più sulle logiche di comunicazione dell'ultradestra. E nel libro che ho scritto con i miei colleghi su Casa Pound mostriamo esattamente la differenza che esiste tra l'ideologia di questo gruppo come visione del mondo, con dei riferimenti ideologici molto chiari che datano al fascismo mussoliniano, a quello che invece il gruppo comunica e a come lo comunica. Un vero e proprio marketing di comunicazione delle idee che si inserisce in una strategia di egemonia culturale che Casa Pound, come altri gruppi di ultradestra in Europa, rivendicano di cui tentano di appropriarsi direttamente facendo riferimento a Gramsci. Quindi sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Christian. Sulla parte del che fare, questa è la domanda veramente interessante, e sono d'accordo con te Gianfranco che nel libro Cass è molto sbrigativo su quella parte, ma penso che lo sia perché ha dedicato 40 anni di studio a questi temi, e per rispondere alla tua domanda ti posso dare una mia risposta e una risposta basata su quello che Cass, sugli studi e le ricerche di Cass. Cass direbbe che probabilmente la prima cosa da fare, al di là dell'azione pedagogica, è non rincorrere l'ultradestra sui suoi temi di predilezione. Basta parlare solo di immigrazione con i toni dell'ultradestra. L'immigrazione non è solo quello di cui l'ultradestra parla, e i partiti mainstream dovrebbero parlare di questi temi, ma anche di altri, e dovrebbero provare a cambiare il senso con cui questi temi sono trattati dall'ultradestra nel dibattito pubblico, perché è così che l'ultradestra tenta di costruire la sua egemonia culturale. Il mio punto di vista è un po' più radicale probabilmente di quello di Cass. Io penso che il political mainstream fino ad adesso in Europa, in Italia, centrodestra e centrosinistra ha praticamente fallito, e penso che per rispondere all'ultradestra ci voglia un cambiamento più radicale del mainstream, ed è necessario che questi partiti non siano più
ostaggio delle campagne dell'ultradestra, soprattutto sulle questioni legate all'immigrazione. Come fare? Per questo ci vogliono delle idee nuove che non fluttuano in un iperuranio che potremmo immaginare, ma che sono già emerse ed emergono dalla società. Alcuni di questi temi li abbiamo già visti prima del Covid e io penso che acquisiranno un'importanza anche maggiore dopo il Covid. C'è la questione della giustizia climatica. A me quello che sorprende sempre da comparativista, io mi occupo di scienza politica in chiave principalmente comparativa, è la debolezza del movimento ecologista italiano comparato ad altri paesi europei e la mancanza anche di un partito verde nel sistema partitico italiano, comunque un partito verde molto, molto, che resta ancora troppo timido sotto diversi punti di vista. C'è la questione anche della redistribuzione delle ricchezze, un tema di cui l'ultradestra comincia ad appropriarsi sempre di più. Ricordiamoci che Casa Pound, come mostriamo nel libro di Routledge, durante la grande recessione, la crisi dell'euro, inizia a cercare di fare marketing e riscuotere consenso distribuendo cibo alle famiglie italiane. Quest'idea della redistribuzione della ricchezza e del sociale è un'idea che deve tornare al centro del dibattito politico. C'è la questione delle disuguaglianze, le disuguaglianze che prendono tante forme. Cioè, ci sono le disuguaglianze territoriali tra il nord e il sud, ci sono le disuguaglianze tra le zone urbane e rurali, ci sono le disuguaglianze di genere. Questi sono tutti temi che, secondo me, dovrebbero riprendere una centralità nel dibattito politico e non, che invece non dovrebbe concentrarsi solo sui temi di predilezione, dell'ultradestra. Scusami Caterina, mi senti, avevo detto che vi avrei interrotto. Su questo è un punto minore, però vorrei dirlo. Cassi inizia il libro citando Bobbio e citando quella famosissima definizione nel libro di Bobbio su destra e sinistra, in cui sinistra è eguaglianza sostanzialmente, e destra è o il contrario dell'eguaglianza o la libertà sostanzialmente. E poi questa cosa però rimane, va via. In realtà non funziona, secondo me, come definizione della destra, perché come ci dici tu, molti di loro cavalcano temi egualitari. E al tempo stesso, una delle contraddizioni forti è sempre nel libro di Christian, a un certo punto c'è uno, non mi ricordo il nome, che dice: io sono aristotelico, il che credo che voglia dire, ovviamente un po' rabbrividito io pensando a lui che era aristotelico, avendolo studiato un po', che vabbè, c'è una diseguaglianza naturale. Però poi loro cavalcano, diciamo, temi egualitari di redistribuzione. Allora, questa è una domanda teorica che vorrei che tu inserissi e poi finisci il tuo discorso. Ma siamo sicuri di avere una definizione di destra? Cioè, siamo sicuri di poter dare una definizione dell'ideologia in un senso minimamente comprensibile? Io a volte sono scettico su questo. Lasciamo perdere l'egemonia culturale, cioè lasciamo perdere l'operazione, lasciamo perdere. Ma di ideologie in qualche senso comprensibili, a volte mi sfugge un po'. Aiutatemi su questo, credo che sia utile anche per chi ci ascolta. Allora, non è una domanda facile, vorrei prendere un po' di tempo se posso, però interrompimi se mi dilungo troppo, Gianfranco. È vero che nell'introduzione del libro, effettivamente, Casmude inizia con una citazione a Norberto Bobbio e scrive che la differenza tra la destra e la sinistra sta nel modo in cui ci si pone rispetto alle disuguaglianze. Però Mude segue la definizione di Bobbio e secondo me è una pista di ricerca abbastanza valida, perché dice che se noi usassimo le definizioni economiche classiche che strutturano il conflitto politico intorno alla redistribuzione o alla mancanza di redistribuzione, non riusciremmo a capire l'ultradestra, perché ci sono politici di ultradestra come Marine Le Pen, che a partire dal 2014 si dice in favore della redistribuzione, come Salvini, o comunque la stessa Giorgia Meloni, che rivendica questa idea di destra sociale, e ci sono invece altre formazioni di ultradestra, i repubblicani di Trump, che invece sono completamente contro questa idea di redistribuzione. Secondo me è importante, Gianfranco, da questo punto di vista, quando ci interroghiamo sull'ideologia dell'estrema destra, capire che cosa è centrale in questa visione del mondo e che cosa invece è periferico. Secondo me le questioni di redistribuzione per l'ultradestra sono periferiche. Quelle che sono invece centrali sono questioni legate all'immigrazione, alla razza e all'identità nazionale.
Se si guarda agli studi che esistono comparati sulle ideologie e le campagne dei partiti di ultradestra, si vede che quanto, se si tratta di questioni economiche legate per esempio al welfare e alla redistribuzione, questi partiti non hanno delle posizioni coerenti. Prendiamo il caso della Lega. La Lega nasce per rivendicare l'autonomia degli imprenditori dallo Stato. La stessa Lega che poi, dopo la crisi dell'euro, chiede invece l'intervento dello Stato a sostegno delle imprese. La Lega non è un'eccezione nel quadro europeo. Marine Le Pen ha fatto esattamente la stessa cosa. Il Front National nasce alla fine degli anni 70 come il partito dei piccoli imprenditori contro le redistribuzioni, contro l'intervenzionismo dello Stato, eccetera, e invece si riconfigura a partire proprio dal 2012 come il partito che chiede più redistribuzione. Quindi manca una coerenza. E poi, secondo me, un'altra cosa che è importante da tenere presente è il fatto che quando l'ultradestra parla di redistribuzione, non parla di redistribuzione per tutti, parla di redistribuzione per i nativi, parla di redistribuzione in Italia per gli italiani, in Francia per i francesi, in Germania per i tedeschi. La redistribuzione di cui il mainstream dovrebbe poter parlare, o quantomeno il centro-sinistra, è una redistribuzione non basata su categorie né razziali, né etniche, né religiose, né di genere. Quindi io da questo punto di vista sono d'accordo con te che nel libro di Kasmude l'ultradestra, la questione dell'uguaglianza non è discussa in profondità, però io penso che questa distinzione che lui fa e questa scelta che lui fa di definire l'ideologia dell'ultradestra a partire da quello che lui chiama nativismo o etnocentrismo ci permette di capire che nelle campagne di questi attori ci sono una serie di temi che sono prioritari, ed è la questione dell'immigrazione, dell'identità nazionale, della razza, di quello che diceva Christian, l'umano e il disumano, e poi ci sono tutta una serie di temi sui quali queste formazioni si posizionano in modo strategico in base al contesto. Smetto qui. Grazie. Christian, vuoi intervenire anche tu su questo aspetto che a me prendeva, cioè eguaglianza, redistribuzione, quello che è il loro... Sì. Io oggi, appunto, quando ho detto a Fabrizio Barca, che appunto si occupa in maniera molto profonda di disuguaglianze, e di prendersi il libro di Mude, proprio perché aveva twittato un paio di settimane fa proprio su Capitol Hill quali sono le cause. Le cause sono le disuguaglianze. E io non penso che questa cosa sia completamente vera, o comunque è una risposta parziale. Penso che, se noi dobbiamo dare una definizione di destra, io penso che potremmo prendere quella di Francesco Storace, quando intervistato da Vespa qualche decennio fa ormai, disse: dica qualcosa di destra, e lui disse afroci. E l'ideologia da destra essenzialmente è afroci, a negri, a zecche, questa è l'ideologia della destra. Nel senso, l'ideologia della destra è sì segnare un confine tra sommersi e salvati, tra chi ha più diritti e chi ha meno diritti, ma farlo creando una ragione delle disuguaglianze e un'estremizzazione delle disuguaglianze. E, di fatto, l'unico modo per combattere questa destra è rompere questi recinti. A me è accaduto 2 o 3 volte nel corso del 2019. Se noi ci pensiamo, il 2019 è un anno molto interessante da un punto di vista politico in Italia. A marzo 2019 ci sono 5 manifestazioni di massa non organizzate da organizzazioni politiche. Il 2 marzo c'è People a Milano sull'antirazzismo, l'8 c'è lo sciopero antifemminista, la giornata mondiale della donna e lo sciopero femminista, il 15 c'è la grossa manifestazione mondiale di Fridays for Future, e il 23, il 22 e il 23
cioè una manifestazione nazionale che ha un enorme, cioè insomma un consistente successo con tutte le grandi opere, e il 29, il 28 e il 29 c'è la manifestazione contro i decreti Pellon e Non Una di Meno e tutti i movimenti, diciamo, che si occupano di questioni di genere, LGBTQ, eccetera, eccetera, che vanno a Verona e manifestano contro il decreto Pillon. Sono cinque manifestazioni che hanno un enorme successo e che descrivono di fatto un desiderio di politica che si riappropri fondamentalmente dell'ideologia. Non esistono organizzazioni forti lì, appunto, People porta 200.000 persone in piazza a Milano, ma non ha un'organizzazione forte, ma esistono delle ideologie che stanno emergendo. In quel momento Salvini è al punto più alto della sua collaborazione mediatica con l'ultradestra. Il 25 aprile è il giorno in cui Salvini pubblica sui suoi account una foto di lui con il mitra. E quindi, da un punto di vista della performance, è come dire un piccolo Capitol Hill. Di lì a poco c'è la questione del Salone del Libro, in cui io mi ritrovo implicato, insomma, da protagonista mio malgrado, perché a un certo punto ci troviamo con la questione che Salvini ha pubblicato un libro con Casa Pound. E quindi cosa si fa di quella roba lì? E ci si accorge che appunto c'è una casa editrice che è appena nata, che si chiama Altaforte, da pochi mesi, di Casa Pound, e quindi lì c'è una questione. E quella questione lì per me è una questione che appunto prova a rispondere anche teoricamente alle tue domande, perché lì c'è un contrasto, nel senso che io ero tra i consulenti del Salone del Libro, ma praticamente da solo sostenevo il fatto che non ci si potesse appellare a come dire, a delle regole democratiche, ma bisognasse fare un'operazione di interdizione essenzialmente. Perché se non fosse avvenuta quella cosa lì, in realtà il vulnus c'era. Gli altri non erano d'accordo, quindi si fa un comunicato in cui si dice essenzialmente che il Salone del Libro e tante altre cose, ed è democrazia, apertura, pluralismo, eccetera, eccetera, per cui 8 metri quadri di Altaforte non hanno peso, diciamo, in 60.000 metri quadri di pluralismo, democrazia, eccetera, eccetera. Io leggo questo comunicato e penso che sia una grandissima cazzata quella che è stata fatta, e in realtà lo condivido con una mia premessa, dicendo che secondo me, appunto, in questo momento occorre essere antifascisti in prima persona, cioè dichiarare un antifascismo. E da lì succede tutto un casino, perché poi, insomma, già prima stava succedendo. Da Ginzburg a Zero Calcare si crea Vuming e altre persone, si crea, diciamo, un fronte che vuole che Altaforte venga sbattuta fuori. Intanto vengo sbattuto fuori io, perché, come dire, non sono nell'agone, cioè non sono d'accordo con gli altri, e chiaramente è vero, faccio una cosa che non è professionale, ma penso che era l'unica cosa che si poteva fare, ma era l'unica cosa che si poteva fare anche professionalmente, non da eroe, diciamo, proprio come dispositivo linguistico. Comunicativo, cioè l'unica cosa che aveva una sua efficacia, diciamo, parlando veramente in termini di puro utilitarismo bentamiano, diciamo. Quindi era la cosa che si poteva fare nel migliore dei casi possibili. Di fatto, chiaramente quello non basta, ma io di notte cerco di lavorare sugli altri piani. Quali sono i piani su cui si può lavorare? Si può lavorare sul piano della resistenza giuridica, nel senso ci sono dei reati, per fortuna, quindi c'è un piano del diritto, e c'è un piano simbolico comunicativo, perché il piano politico è assente. Nicola Lagioia e tutti gli altri al Salone del Libro provano a interpellare il piano politico, dicendo, cioè, chiedendo un limite,
essenzialmente, cioè cosa è democratico e cosa non è democratico, ma chiaramente quel limite è stato messo in gioco, nel senso che è una pura operazione di trumpismo quella che sta avvenendo, di appunto di assalto capitoliliano a un'istituzione democratica come un salone del libro. Cioè, se noi avessimo presentato il libro lì, ci sarebbe scappata la rissa e perché no anche i morti. Io sono convinto di questa cosa qui, nel senso che sicuramente sarebbe finita male. Quindi per me non doveva arrivare quel punto lì, bisognava fare un'operazione che era drastica prima, bisognava prendere e smontare praticamente il altaforte. Non perché appunto uno debba essere, come dire, aggressivo, manesco o nei confronti di quella roba lì, ma perché quella roba lì è una testa di ponte, una testa d'ariete. È chiaro che 8 metri quadri vuol dire, come dire, dalla legittimità. Scusate che vado un po' lungo, ma non è come dire, è dirimente, diciamo, questa analisi per me. E per cui di fatto il piano politico è un piano assente, nel senso nemmeno Mattarella a quel punto lì prendeva una posizione. E se non la prende il direttore, se non la prende il presidente del Salone del Libro, se non la prende Mattarella, eccetera, eccetera, a un certo punto c'è stato una specie di domino, e l'unico punto in cui si è arrivati, l'unico punto in cui a un certo punto si è detto ok, a questo punto allora smontiamo altaforte, è stata l'ipotesi di boicottaggio di fatto da parte della casa editrice collegata al Museo dell'Olocausto. A quel punto lì, a quel punto proprio, al punto dell'indicibile, cioè al fatto che a un certo punto uno stava difendendo la democrazia, difendendo 8 metri quadri di altaforte, con il rischio di perdere la deportata a Birkenau, che avrebbe dovuto aprire il Salone del Libro, a un certo punto c'è stata una retrocessione a quel punto lì. E io ho pensato proprio, la prossima volta non ci sarà, nel senso che se noi dobbiamo arrivare al punto della deportata di Auschwitz, la prossima volta non ci sarà. E secondo me, e finisco, diciamo, avevo in parte ragione, perché diciamo, nei mesi successivi gli atti aggressivi nei confronti di quella retorica lì e quella roba lì sono stati fatti da singole persone, Simone di Torremaura che ha detto non mi sta bene che no, o ma lì per esempio c'è stata una sconfitta, perché poi i Rom sono stati mandati via dal centro di via Codi Rossoni, quindi lì Casa Pound ha vinto a mani basse, ma anche ma anche appunto con la battaglia sulle ONG d'estate, quindi adesso non mi viene il nome, la capitana tedesca che a un certo punto insieme a poi al gruppo di giuristi di Open Arms ha messo un limite, Carola Rackete ha detto qui in realtà cioè più in là no, nel senso io a un certo punto dico basta, cioè nel senso metto metto il mio corpo. Cristian, questo è chiaro ed è molto utile, grazie molto per aver anche fatto questa analisi in cui ti metti in questione tu stesso e ci racconti queste cose. Però a me mi rimane, adesso siamo gli ultimi minuti che ci prendiamo, diciamo altri 5-6 minuti, mi rimane ancora il punto di capire perché, e provo ancora a dire a te ma anche a Caterina, quindi vorrei che poi magari rintervenisse Caterina e poi conclude Cristian, dato che abbiamo iniziato da Caterina. Il punto è questo, però tu per esempio dici vari livelli, livello politico non c'era un reato, no, c'erano i reati perché apologia del fascismo naturalmente è un reato, ci sono vari modelli nel mondo, perché questo problema è democrazia, cosa facciamo noi democratici
o liberal-democratici, che la divisione di casse, poi uno potrebbe dire, ma forse liberali neanche troppo, ma democratici, e ovviamente qui c'è un mondo. Ma come facciamo noi democratici a isolare questo tipo di cose? Una cosa di cui non si parla assolutamente nel libro di... Voi democratici, noi democratici, voi democratici, dobbiamo scendere in piazza dalla parte degli ultimi. Aspetta, nel senso, dobbiamo... scusami, dai, ti ascolto, perdona. Una cosa che non c'è assolutamente nel libro di casse è tutte le discussioni sul discorso d'odio. La maggior parte di queste cose configurano quello che si chiama discorso d'odio. Sul discorso d'odio noi abbiamo un grande imbarazzo, perché oscilliamo fra basta, non, c'è una legge e quindi tu quelle cose non le puoi dire, oppure tu le puoi dire ma io posso fare pedagogia, cioè posso dire una cazzata, per usare il termine che hai utilizzato tu. Quando tu dici pedagogia somiglia a quest'ultima cosa, cioè loro devono venire al sole del libro e poi noi stiamo lì a lapidarli sulle cazzate che dicono. No, non sono d'accordo. No, dobbiamo fare. D'accordo. No, non sono d'accordo. Tutto il discorso d'odio per me è fuffa. E non è pedagogia, però quella che dici tu. No, è pedagogia, intendo un'altra cosa io. Per me tutta la parte sulla legge del discorso d'odio è fuffa. Nel senso che tu hai dei dispositivi di disuguaglianza, di disumanizzazione che sono oggi in atto in Italia. Ti dico soltanto questo esempio. A Roma tu hai circa 30.000 persone che non hanno cittadinanza, hai 18.000 persone che sono senza tetto, hai altre 10.000 persone tra SPRAR, CIE e altre modalità di internamento, hai circa 5.000 persone nei campi Rom e altre 5.000 persone negli insediamenti informali, persone che non hanno certificati anagrafici, e hai una buona percentuale delle persone in carcere che vivono in un regime di paracittadinanza. Con queste persone qui tu assommi circa 40.000 persone a Roma che non hanno diritti di cittadinanza, che sono fuori dallo spazio democratico, internati, con dispositivi antidemocratici come i campi Rom fatti al 94 da Rutelli e i campi CIE, eccetera, eccetera, fatti dal 98 dalla Turco Napolitano. Questa roba qui che cosa vuol dire? Vuol dire che su quelle parole d'ordine della destra, dell'ultradestra, cioè sicurezza, immigrazione, eccetera, eccetera, non è che noi non abbiamo fatto, noi diciamo democratici, metto qui almeno, non è che noi non abbiamo pensato che ci potesse essere una ideologia, ma che quell'ideologia non può esistere se non pensiamo che le disuguaglianze radicali, che non, la disuguaglianza non come una parola dialettica, non hegeliana, non c'è nessuna ideologia, quindi diciamo nella grande società liberale, ma noi abbiamo oggi una società fatta di ghetti e di enclavi, e quindi diciamo non stiamo mettendo in discussione la pertenenza democratica, stiamo mettendo in discussione il fatto che da una parte ci sono la cittadinanza e dall'altra la cittadinanza non c'è, ci sono gli esclusi totali dalla democrazia. Ora, e finisco veramente con una battuta, cosa si deve fare è rompere quei recinti dando un nuovo innesto alla democrazia, ma questo vuol dire appunto semplicemente andare da le minoranze, dalle persone povere, eccetera, eccetera, e farli entrare nella società. C'è una società che esclude, e questa roba qui. Su questa cosa io penso che sia stato fatto una grandissima antipedagogia da parte dei democratici sul concetto di nazione. Anche qui Mudde, come dire, è più debole. Io nel libro Contro l'identità italiana ricostruisco il tentativo da parte dei democratici di costruire una narrazione alternativa su quei temi lì, immigrazione e sicurezza essenzialmente, solidarietà sociale, giustizia, cioè l'idea di identità è fuffosa, non esiste per me. Per me in questo momento l'unica possibilità che abbiamo di lavorare su quel piano politico lì è lavorare contro l'idea stessa di nazione e contro l'idea di identità. Se lavoriamo su questo campo qui, possiamo provare a capire come effettivamente creare una nuova cittadinanza e quindi anche una nuova democrazia. Scusate, mi sono preso un po' più di tempo, Caterina, perdona. Figurati, se posso giusto prolungare uno dei punti che ha sollevato Cristian nel suo intervento. Io sono molto d'accordo con la tua interpretazione sul discorso d'odio. Non funziona in Italia, non funziona altrove. E anzi, l'ultradestra se ne appropria con la cancel culture. Quindi attenzione, perché questa è
È un terreno veramente scivoloso e secondo me la questione delle identità rimane comunque fumo negli occhi. Le disuguaglianze che, e questo lo mostrano tutti gli studi, le disuguaglianze che portano degli individui a votare per dei partiti di ultradestra sono disuguaglianze materiali e strutturali. Sono disuguaglianze che si ritrovano a livello di istruzione, per esempio. È uno dei pochi fattori esplicativi che funziona in qualsiasi contesto. Più si è educati, meno si ha tendenza a votare per dei partiti di ultradestra, anche se comunque c'è un cambiamento in corso. Per rivenire alla tua questione, Gianfranco, come si fa a fare i democratici? Io non lo so come si fa a fare i democratici, non ho lezioni da dare, però scendere in piazza è una cosa da fare. Ma anche essere molto vigilanti, perché Christian raccontava l'episodio del Salone del Libro. Però io volevo ricordare insieme a voi anche un altro episodio, 2018 Macerata, Luca Traini spara su un gruppo di senegalesi. Qui ancora non ha sparato a caso, ha sparato su dei neri ed è da lì che io insisto sull'importanza di riconoscere nella visione del mondo dell'ultradestra l'etnocentrismo o il nativismo, come lo chiama Cass, come linea fondamentale su cui questi partiti, questi gruppi sono coerenti. Su tutto il resto sono fluidi, sono fuffa, sono fumo negli occhi. Ma la questione dell'etnocentrismo, del razzismo, non delle questioni identitarie, il razzismo, le discriminazioni tra chi è umano e chi non è umano, questo è il cuore dell'ideologia dell'ultradestra. E non riconoscerlo, secondo me, rischiamo veramente di farlo passare per senso comune e sarebbe un errore. Ritorno a Macerata nel 2018, ricordiamoci la sparatoria di Luca Traini, ricordiamoci Lampi che chiede ai maceratesi di scendere per strada, di andare in strada e portare solidarietà alla comunità che è stata vittima di questo attentato. Chi non ha sfilato? Il Partito Democratico. Perché con un argomento che secondo me è estremamente rischioso per chi vuole fare il democratico, è quello di mettere il fascismo e l'antifascismo sullo stesso piano. Il fascismo e l'antifascismo in un contesto democratico in cui siamo non possono essere sullo stesso piano. Se c'è fascismo, non c'è democrazia. Se c'è democrazia, non c'è fascismo. Quindi io direi che bisogna essere attivi e attivarsi a livello di individui, cittadini, permettere a delle minoranze che sono presenti in Italia di essere rappresentate, dargli voce anche tramite la lotta sindacale, perché il mercato del lavoro, secondo me, sarà uno dei motori principali della reinserzione delle minoranze nei cambiamenti della società italiana e nei cambiamenti anche della politica italiana. Però ricordiamoci anche che anche i simboli sono importanti e avere il principale partito di centrosinistra all'epoca di questo paese, dell'Italia, che dice di non scendere, di non voler portare solidarietà a un gruppo di migranti a cui un pazzo ha sparato addosso è molto molto grave. E secondo me, in quanto cittadini, in quanto individui con una coscienza politica, non dobbiamo rassegnarci a queste cose. E concludo solo con una riflessione per rivenire un po' al punto di inizio della nostra discussione. E l'interesse del libro di Cass, insomma, di tutti i vantaggi e anche dei limiti che ha, è quello di mostrare che l'ultradestra sa entrare nel mainstream. Nelle forme e nei modi che abbiamo discusso insieme, anche con Christian. E in Italia assistiamo ad uno svuotamento del mainstream. In Italia il mainstream non c'è più, il centrodestra non c'è più, ora c'è Salvini con Giorgia Meloni e poi accanto c'è il Movimento 5 Stelle. Ma in altri contesti fuori dall'Italia non è l'ultradestra che entra nel mainstream, ma è il mainstream che diventa ultradestra. Penso all'Ungheria di Orban. Il partito di Orban siede nel Partito Popolare Europeo, non nei gruppi di ultradestra al Parlamento Europeo. Quindi anche lì serve vigilanza anche nelle istituzioni. E poi non è solo l'Ungheria, è anche in Polonia. O anche senza andare più lontano in Inghilterra. Il Brexit è il risultato di cosa? Di un referendum che è stato chiesto dal Partito Conservatore Britannico, che ha risposto a UKIP, che è un partito che a livello elettorale è inesistente. E qui mi permette di rivenire alla questione dell'istituzionalizzazione che discutevamo prima. L'istituzionalizzazione, come diceva Christian e come anche noi scriviamo nel libro su Casa Pound, non è solo vincere le elezioni. L'istituzionalizzazione è essere in grado di alterare il dibattito pubblico e iniettare nel dibattito pubblico delle idee di
di umanità e disumanità, chiamiamole così, o di etnocentrismo o di razzismo, che cambiano il modo in cui gli individui percepiscono la diversità all'interno di una società. Si può trattare di diversità etnica, ed è questa che sta a cuore dell'ultradestra ed è al cuore dell'ideologia dell'ultradestra, ma spesso questa idea si combina con questioni legate alla diversità di genere. Durante l'attacco al Congresso americano, Kathleen Blee, che è una studiosa di destra statunitense dell'Università di Pittsburgh, ha trovato che uno dei motori principali che ha portato la gente in piazza al Congresso è stata la misoginia. Quindi anche i rapporti di genere, anche il modo di porsi nei confronti delle donne e delle disuguaglianze di genere è fondamentale. Per cui ecco, io non so come si fa il democratico, però so che ci sono alcune cose che sono compatibili con la democrazia e altre che non lo sono, e il fascismo non è compatibile con la democrazia. Grazie Caterina, molto chiaro. Ci sarebbero un sacco di cose ancora da dire, il populismo, l'antipolitica, che sono questa questione della comunicazione, come fare a gestire la comunicazione, perché Cristian appunto ha detto la comunicazione è importante, lo studio sistemico, però è più di un'ora che parliamo e quindi diciamo a questo punto mi avvio alla chiusura. Diciamo che abbiamo dimostrato un assunto, che il libro è interessante dato che ci ha consentito di parlarne bene, e quindi io ringrazio molto voi che mi avete aiutato, avete risposto un po' alle mie domande, spero che ci siano future occasioni. Cristian, magari non facciamo passare altri vent'anni, se è possibile, dato che ci siamo. E anche perché tu ce l'hai ancora i capelli, io dire, ho smesso. Queste sono gruppi di scena. Caterina, spero di vederti quando sarà possibile muoverci un po', magari se passi da Roma, se facciamo qualcosa. E grazie ancora, e ringrazio anche i tecnici che ci hanno aiutato a fare questa diretta. A presto. Grazie a tutti, a presto. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie.